Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di nuovo a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 13, 20 marzo 1912. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere tutto dolente e mi ha detto: Figlia mia, non lo vogliono capire che il tutto sta nel darsi tutto a me e fare in tutto e sempre il mio volere. Quando io ho ottenuto questo, io stesso vado spingendo le anime dicendo ad ognuna: Figlia mia, prendi questo gusto, questa comodità, questo sollievo, questo ristoro, con questa differenza, che prima di darsi tutto a me e di fare in tutto e sempre la mia volontà, se li prendevano erano cose umane, invece dopo sono cose divine. Ed io, essendo cose mie, non prendo più gelosia e dico tra me: se prende il lecito piacere, lo prende perché lo voglio io. Se tratta con persone, se lecitamente conversa, è perché lo voglio io. E se io non volessi, sarebbe pronta a smettere tutto. E per questo io metto le cose a sua disposizione, perché tutto ciò che fa è tutto effetto del mio volere, non più del suo. Dimmi, oh figlia mia, che cosa ti è mancato da quando ti desti tutto a me? Ti ho dato i miei gusti, i piaceri, e tutto me stesso per tuo contento. Questo nell'ordine soprannaturale, e nell'ordine naturale neppure ti ho fatto mancare niente. Confessori, comunioni e tutto il resto. Anzi, tu volendo solo me non volevi confessori così spesso. Ed io, volendo che abbondasse di tutto, chi di tutto si voleva privare per me, non ti ho dato retta. Figlia, che dolore che sento al mio cuore al vedere che le anime non lo vogliono comprendere. Ed anche quelle che si dicono le più buone. Capitolo 14.
4 aprile 1912. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, la mia volontà è il centro, le altre virtù sono la circonferenza. Immaginati una ruota dove nel mezzo sono accentrati tutti i raggi. Se uno di quei raggi volesse distaccarsi dal centro, che ne sarebbe? Primo, che farebbe una cattiva figura. Secondo, che resterebbe inoperoso, perché non stando più attaccato al centro non riceverebbe più vita e resterebbe morto, e la ruota col camminare si disfarrebbe di lui. Così è per l'anima la mia volontà. La mia volontà è il centro. Qualunque cosa, anche santa, virtù, opere buone che non sono fatte nella mia volontà e solo per adempiere il mio volere, sono come raggi distaccati dal centro della ruota e sono opere e virtù senza vita e quindi mai possono piacermi, anzi faccio di tutto per disfarmene e per punirle. Capitolo 15, 10 aprile 1912. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, le anime che più risplenderanno come fulgide gemme nella corona della mia misericordia sono le anime che hanno più fiducia, perché quanto più fiducia hanno, tanto più danno campo all'attributo della mia misericordia di versare qualunque grazia che esse vogliono. Mentre chi non ha vera fiducia, lei stessa mi chiude le grazie dentro di me e rimane sempre povera e sprovvista. Ed il mio amore resta contenuto in me ed io ne soffro grandemente. E per non soffrire tanto e per poter più liberamente sfogare il mio amore, me la faccio più con quelle anime che hanno fiducia che con le altre. Perché con queste posso sfogare il mio amore, posso scherzare, posso prendere amorosi contrasti. Perché non c'è da temere che si adontano, che si mettano in timore, anzi si fanno più ardite e tutto prendono come pretesto per amarmi di più. Sicché le anime di fiducia sono lo sfogo ed il trastullo del mio amore, le più aggraziate e le più ricche. Stupendi, come sempre, questi capitoli ricchi di grandi insegnamenti. Il centro, ormai nell'undicesimo capitolo, nell'undicesimo volume, come si vede, è fondamentalmente la divina volontà. Quindi Gesù sta spiegando come si vive nella divina volontà, non come ci si prepara a vivere. E quindi quali sono le caratteristiche di questa vita che dobbiamo comprendere bene. Prima fa l'esempio delle cose che si fanno, e con insegnamenti molto molto profondi, e poi l'esempio della ruota e dei raggi. Ecco, e infine abbiamo una parentesi sulla fiducia, che è una componente essenziale della vita nella divina volontà, perché la fiducia genera l'intimità, la confidenza, che peraltro, ecco, sembra richiamare alcuni aspetti della grande Santa Faustina Kowalska, che al tempo di questo brano però era una bambina, nata nel 1905 ed è morta nel 1938, qui siamo nel 1912, aveva 7 anni, però sappiamo quanto Santa Faustina abbia parlato, o meglio quanto Gesù le abbia rivelato sulla sua misericordia e sulla fiducia, che è il canale da cui si accede alla divina misericordia. Allora, meditiamo con ordine questi passaggi fondamentali. Allora, Gesù dice, attenzione, comincia, qui abbiamo, gli esegeti direbbero un'inclusione semitica nel primo brano, perché Gesù comincia dicendo: figlia mia, non lo vogliono capire che il tutto sta nel darsi tutto a me, fare in tutto e sempre il mio volere, finisce. Figlia mia, che dolore che sento al mio cuore, al vedere le anime, non lo vogliono comprendere. Ed anche quelle che si dicono le più buone. Quindi vuol dire che il testo, quindi che il centro, poi il cuore, è un tentativo di far comprendere bene alcuni punti che sono non fondamentalissimi di più, perché al di là delle parole che dice Gesù c'è anche molto altro, ovviamente incluso, che espliciteremo nel corso della meditazione, ma che ha una
a un lettore attento immediatamente balza evidente. E attenzione che tra le anime che non lo vogliono comprendere, anche quelle che si dicono le più buone ci sono. Un aspetto fondamentale degli scritti nella Divina Volontà è questo, che ci fa comprendere, cosa che non deve allarmare certamente, ma che deve essere presa sul serio, che ci può essere una vita apparentemente buona e devota, che però in realtà piace pochissimo a Gesù, addirittura usa termini ancora più forti, insomma, nel secondo paragrafo, no? Addirittura punirle, addirittura. Ed è fondamentalmente una vita piccina, anche se è, ripeto, esteriormente, apparentemente infarcita di tante cose sante. Gesù ne parla tantissime volte, e se ne parla tantissime volte vuol dire che non basta, come dire, arricchire notevolmente di pratiche, di sacramenti, di preghiere, di tutto quello che vogliamo la nostra vita, e la nostra vita, perché automaticamente si diventi più santi. Questo c'è un precedente nell'Antico Testamento, noi sappiamo, sì, ai tempi di Gesù, cioè i farisei e gli scribi contro cui Gesù si scagliò con una certa serietà nel Vangelo, erano distinti in due categorie di persone. C'erano quelli, e contro questi Gesù era assai più severo, che coprivano dietro una parvenza di santità tutta esteriore una vita di lontananza da Dio. Divorano le case delle vedove e in apparenza fanno lunghe preghiere, no? L'esempio che fa Gesù. Ma invece ce n'erano altri la cui ipocrisia non consisteva proprio nel fare gli attori, poi ipocrites in greco significa proprio attore, insomma, cioè uno che fa la doppia vita e che, siccome a quei tempi sembrare santo e religioso costituivano un elevato status sociale, quindi una fonte di onorabilità, di rispettabilità e di potere, si atteggiavano per questo motivo, insomma. Oggi questa tentazione credo che sia ben lontana, insomma, no? Però c'erano anche quei farisei che alcune cose le facevano e però pensavano che la santità si limitasse a fare quelle cose. Questo è per esempio l'episodio del fariseo e del pubblicano. Il fariseo e il pubblicano, il fariseo di questa parabola non dice le bugie quando dice: Signore, ti ringrazio che non sono come tutti gli altri uomini, perché io faccio tante preghiere, pago le decime, digiuno due volte alla settimana. Quelle cose le faceva, non è che non le faceva, e le faceva, come dire, per certi aspetti anche con retta intenzione, quindi, cioè, le faceva come gesti religiosi, non come gesti ipocriti: mi faccio vedere che prego, così tutti pensano che sono santi, e poi mi faccio gli affari miei, mi faccio tutti i peccati che mi pare nell'occulto. Non è questa tipologia. Ecco, la figura del fariseo della parabola del pubblicano si avvicina a molti nostri fedeli, a molti fedeli di Gesù, perché, capite, cambia la religione, capite? Cioè, si passa dall'ebraismo al cristianesimo, ma non cambia il cuore dell'uomo. Per carità, il cristianesimo non ha niente a che vedere con l'ebraismo, no? Quindi, con tutto il rispetto per l'ebraismo, perché sappiamo bene, insomma, la differenza che c'è, ma il cuore dell'uomo rimane lo stesso. Quindi ci possono essere persone, ci sono di fatto persone, che sono convintissime che con tutta la vita di devozione e di preghiera che fanno siano sante, basti quello, e invece non basta. Perché la santità consiste da sempre nel fare la divina volontà, che non è semplicemente fare una vita devota. Come dice Gesù: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ama Dio ama il prossimo, tutte quante le cose, no? Ma ancora di più è il essere e lo stare nella divina volontà. E qui Gesù scende ad alcune finezze. Il tutto sta nel darsi tutto a me e fare in tutto e sempre il mio volere. Allora, noi sappiamo che tutti i maestri di spirito hanno sempre insegnato, che, e anche Gesù nel Vangelo,
che la strada della santità passa attraverso l'abnegazione, il rinnegamento di sé, la rinuncia. Rinuncia anche a tante cose belle, anche a tante cose lecite, a tanti piaceri leciti. La vita dei santi è piena di questa roba, no? E sono anche un po' quegli aspetti che magari spaventano un po' le anime fragili, no? Le anime deboli, cioè, ma se, mamma mia, se devo diventare santo, non si può fare più niente, non posso mangiare, non posso bere, non posso andare al mare, non posso vedere la televisione, non posso ascoltare, non posso fare niente, e si mettono paura. Ecco, in realtà il problema non è che non si può fare niente nelle cose che sono lecite, il problema è che il nostro cuore si attacca spesso e volentieri a tante di queste cose. E anche se sono di per sé lecite, ci si avvelena sopra perché ci attacca al cuore. Quindi non le prende in maniera conforme ai divini voleri, ma in maniera disordinata. Non è un problema prendere un piacere lecito, ma bisogna vedere quanto sei attaccato a quel piacere lecito. E qui Gesù dà una spia. Se io non lo volessi, sarebbe pronto a smettere tutto. Ora, noi possiamo e dovremmo metterci alla prova. Perché ha voglia di raccontarci un sacco di balle, dice, ah sì, io vedo la televisione, però non mi importa niente vedere la televisione. Se sparisse la televisione, chi se ne importa? Vediamo. Vediamo. Prova sta un mese, adesso tra poco arriva la Quaresima, fai fino a Pasqua senza televisione. Vediamo. Anche i tempi che la Chiesa ci mette a disposizione, no? Sono tempi proprio, perché non è un problema, cioè la televisione, padre Pio la chiamava la scatola del diavolo, ma non perché sia, la televisione è un oggetto, è uno strumento. E certo, molte delle cose che trasmettono in televisione non sono molto edificanti, ma come in tutte le cose, così come anche in internet, c'è del bene, c'è del buono. Ci sono tanti bei film, ci sono dei bei programmi, ci sono dei bei documentari, se uno cerca, trova. Ecco, il problema è che non può essere quella cosa il centro della mia esistenza, non posso essere attaccato, e noi lo capiamo subito, no? Cioè, se un abituato, per esempio, sta 2 ore al giorno davanti alla televisione, prova un giorno a stare senza, vedrà che ne risente un po'. Ecco. Questo è il problema. Il problema è la nostra libertà interiore, dobbiamo essere liberi da tutto e da tutti. E il nostro cuore deve avere come unico legame, diciamo così, per farci intendere, Gesù. A lui stiamo legati, a tutto il resto no. Se si realizza questa situazione, vedete Gesù che cosa dice? Dice, se prende illecito, per questo io metto le cose a sua disposizione, perché tutto ciò che fa, tutto effetto del mio volere, non più del suo. Allora, Dio nell'Antico Testamento si chiama il Dio geloso. Ancora dice, ma come Dio è geloso? Ma Dio è geloso di questo qui, che se tu ti vai a, come dire, a sparpagliare, a disperdere il tuo cuore, che il nostro cuore è fatto così, il nostro cuore è fatto per amare. Quindi è molto difficile, generalmente, prendere un gusto, prendere una comodità, prendere un sollievo, prendere un ristoro, senza attaccarcisi. Quindi con questa libertà interiore. Ma quando si vive nella divina volontà, questa è la spia. Cioè, è esattamente questo, nel senso che quella determinata cosa, quel gusto, quel piacere, eccetera, eccetera, se c'è, ringrazia il Signore, e se non c'è, va bene lo stesso, non fa niente. E attenzione, quindi, tutte le cose che Dio ci mette dinanzi, noi le riconosciamo come Suoi doni, le prendiamo tutti quanti ti amo, di Gesù, li ricambiamo, ma siamo in ogni momento pronti a restituirgli tutto, per quello che conta è lui solo. È un po' come funziona in paradiso. In paradiso c'è la gloria essenziale, che è il paradiso, cioè la visione beatifica. Ma non c'è solo quella, perché i beati hanno anche la gloria accidentale, che è il godimento degli uni degli altri, di tutta quanta la creazione, in forme e modi che a noi non sono per ora né accessibili né immaginabili. Uno potrebbe pensare, dice, ma che gli serve? Cioè, che mi importa a me se trovo nell'altro mondo, non lo so, un bellissimo cavallo? Mi sono piaciuti tanti cavalli nella vita terrena, cioè, ma tanto se sto contemplando Dio, che ce faccio col cavallo? No! Dio vuole che se ti è piaciuto il cavallo, ti contempli pure il cavallo. Sto facendo un esempio sciocco, tanto per dire.
dall'altra parte, questo che costituisce il lavoro accidentale, tu lo farai senza nessun problema, senza perdere, come dire, l'unione assoluta con Dio che è propria della visione beatifica. E questo vale anche per questa vita. Cioè, il motivo per cui l'ascesi insegna la rinuncia, il distacco, San Giovanni della Croce, non è perché Dio vuole che noi non stiamo bene o non ci godiamo i piaceri leciti, ma Dio ce li darebbe tutti quanti. Se questo il nostro cuore fosse capace di viverlo senza pericolo. Ma siccome c'è il pericolo che queste cose che sono di per sé stesse buone, per l'uso che io ne faccio, diventano la mia rovina, o il nostro Signore ce le toglie, oppure ci chiede a noi di sacrificargliele per poi restituircele, quando non avremo la libertà interiore di viverle bene. Allora, alla luce di questo, rileggiamo quello che ha detto Gesù, no? Quando io ho ottenuto questo, che queste si sono date tutte a me e fanno in tutto e sempre il mio volere, in tutto e sempre. Cioè il nostro criterio di discernimento su una cosa che rientra nella nostra libertà deve essere sempre, posso ritenere, presumere, cioè non possiamo avere sempre la certezza, che Dio questa cosa la voglia? Per quanto riguarda il mio cuore, quello che riesco a conoscere, lo faccio veramente per amore suo, o sto cercando gli affari miei, le mie soddisfazioni, le solite cose che abbiamo meditato già tante volte? Ecco, quando si realizza questo, dice, io stesso vado spingendo le anime, dicendo a ognuno, prenditi qualche gusto, prenditi questo gusto, prenditi questa comodità, dormi stanotte se poi dormi, d'accordo? Prenditi questo sollievo, prenditi questo ristoro. Con questa differenza, che prima di darsi tutto a me, di fare in tutto e sempre la mia volontà, se si riprendevano erano cose umane e col pericolo di attaccartici sopra. Dopo sono cose divine, cioè, capito? Farsi una bella dormita nella divina volontà è una cosa divina, dice Gesù. Perché se Dio vuole che in quel momento tu ti riposi e dormi, perché sei distrutto, perché hai lavorato per la sua gloria, ma dormi tranquillo. Cioè, no, ma i santi non dormivano mai. Padre Pio diceva, scherzando, che una volta scherzavo con non mi ricordo chi, e diceva buonanotte, sì, buonanotte, dice, la notte tua vale per 20 delle mie, gli rispose una cosa del genere, no? Ma il problema non è il valore il non dormire, ma se Dio vuole che non si dorme, non si dorme. E se Dio vuole che ti riposi, ti riposi. Questo è il valore. Essendo cose mie, non prendo più gelosia. E dico tra me, se prende illecito piacere, lo prendo perché lo voglio io. Se tratta con le persone, se lecitamente conversa, è perché lo voglio io. E andiamo al punto essenziale. Se io non lo volessi, sarebbe pronto a smettere tutto, tutto subito. Tutto. Il distacco, tutto subito. Allora per questo io metto le cose a sua disposizione, perché tutto ciò che fa è tutto effetto del mio volere, non più del suo. E quindi nulla di tutto quello che prende le può nuocere, ma le può fare soltanto che del bene, perché aumenta ancora di più la vita nella divina volontà. E poi personalizza il discorso facendo ricordare a Luisa tutte le cose che gli ha donato. Dice, che dice, quando si è dato a me? Ti ho dato i miei gusti, piacere, tutto me stesso. L'abbiamo visto nei primi 10 volumi, tutte le cose, alcune delle cose veramente straordinarie che ha vissuto Luisa. L'ha vissuta lei, l'ha vissuta. Gesù gliela ha date, senza nessun problema. Ti ho dato confessori, comunioni, volevi la messa, si celebrava la messa dentro casa di Luisa, che a quei tempi, insomma, era veramente una cosa molto difficile. Ti è mancato niente? Ti sei morta di fame? Tutto c'è avuto e in abbondanza, perché dato che tu ti volevi tutto privare per amore mio, io ti ho dato tutto quanto, ti ho dato me e tutto quello di cui volevi privarti. E questo però in molti non lo vogliono comprendere, perché se tu fai una penitenza super e Dio non la vuole, quella penitenza non c'ha nessunissimo valore agli occhi di Dio, nessuno, anche se fosse un gesto eroico. Zero. E se tu fai una cosa lecita, o appunto, certamente dormire non è un atto di virtù, d'accordo? Cioè non è una cosa che se la faccio cresco in santità, è un bisogno fisiologico. Ma se lo fai nella divina volontà,
diventa un atto divino, pure quello. Così comprendiamo come mai che anche gli atti indifferenti, se si vive in questa vita, diventano atti divini. Perché la legge del dormire, tanto per chiudere, che dopo dobbiamo un attimo fare qualche riferimento, dipende dal Signore. Mica lo voglio, cioè io non posso non dormire mai. Quindi obbedire è un atto di obbedienza al Signore che in questa terra, fino a quando siamo viatori, ha disposto che il nostro organismo ci abbia bisogno, per quanto riguarda le sue forze energetiche, di mettersi sotto carica come i nostri telefonini, d'accordo? Perché se lo facciamo troppo senza carica, si scarica, si spegne, tutto qua. E quindi questo si fa tranquillamente, serenamente. Allora, simile cosa. La volontà divina è il centro e tutte quante le virtù sono i raggi. Sono la circonferenza, attenzione. E quindi che significa? Che tutti quanti i raggi, quindi abbiamo le virtù che fanno la circonferenza e la divina volontà che fa il centro della ruota. E poi ci sono tutti quanti i raggi, cosa sono? Sono le cose che si fanno. Qualunque cosa, anche santa, ancora qui Gesù ribatte, virtù, opere buone, che non sono fatte nella mia volontà, è solo per adempiere il mio volere. Facciamo un esempio molto concreto. La messa quotidiana. Non c'è niente di più bello, non c'è niente di più santificante. Gesù desidererebbe, per quanto riguarda il suo cuore, che tutti andassero a messa. Desidererebbe, non ha fatto oggetto di un comandamento, altrimenti già col terzo ci sono problemi. Desidererebbe che tutti andassero a messa tutti i giorni e si comunicassero tutti i giorni. Se Dio vuole però. Cioè anche se tu riuscissi e hai la grazia di poter fare questo, anche questo è sottomesso alla divina volontà. Nel senso che se qualche volere del Signore ti ci portasse lontano, tu non puoi fare l'isterico, il neurasterico, andando a messa e per questo diventi, cioè vai a fare delle follie, anche quando è evidentissimo che il Signore ti sta chiedendo per quel giorno che a messa non ci vai, perché ti mette tutta una serie di cose e vuole che tu gli offri il sacrificio di non poterci andare, santificando anche quello. Cioè, soffri perché non sei andato, benissimo, questo ripara tutta l'indifferenza di quelli che non ci vanno manco quando dovrebbero andarci, cioè la domenica. Così la devi vivere questa cosa. Perché anche la messa quotidiana non è un assoluto. E tu lo devi fare non perché mi piace andare a messa tutti i giorni, io ho bisogno della comunione, io non posso stare, cioè... Io ho bisogno, io non posso. Chi è il centro di questo discorso? Sei tu, sei. So io. Certo, personalmente, per me stare un giorno senza celebrare la messa sarebbe un grandissimo sacrificio, ma se il nostro Signore lo dovesse chiedere, non si fiata. D'accordo? Perché io celebro la messa perché Gesù lo vuole, perché mi ha fatto prete e perché è dovere e piacere di un prete farlo. Ma se qualche circostanza mi dovesse impedire, non c'è, che uno cominciasse a smaniare, magari pensa anche che se smania, smanio perché, vedi, perché gli voglio tanto bene a Gesù, quindi potrebbe anche pensare che questa sia una cosa santa, ma non lo sarebbe, sarebbe una cosa imperfetta, non santa. Perché le opere buone devono essere fatte nella divina volontà e per adempiere il divino volere. Questo vale per tutto. Anche per le opere, Gesù dice, sante e opere buone. Io per questo ho sempre pensato, e ogni volta che leggo queste cose ne resto confermato, che questa è santità vera, perché questa è santità vera. Queste cose le hanno anche insegnate tanti maestri di spirito, ecco, neanche troppo tra le righe, insomma, tante volte, no? Altrimenti, se questo non c'è, e si fanno tante opere buone che Gesù non ti ha mai chiesto di farle, non le vuole da te, raggi distaccati dalla ruota, e non solo non gli piacciono a Gesù, ma faccio di tutto per disfarmene, o addirittura in certi casi per punirle. Ma come, io ho fatto il digiuno, anziché dirmi grazie al nostro Signore, poi mi pure punisce. Potrebbe succedere, potrebbe.
se questa cosa è fatta fuori della divina volontà. E per questo dobbiamo imparare a fare discernimento ed eventualmente anche chiedere aiuto nel fare discernimento. Ecco, l'ultimo aspetto è la fiducia. La fiducia, canale privilegiato per l'accesso alla divina misericordia. Ci andiamo un pochino più veloci perché questi temi appunto sono stati ampiamente sviscerati da Gesù anche nella famosissima dottrina sulla misericordia, chiamiamola così, che ha rivelato a Santa Faustina. Quindi è, ecco. Però la fiducia, la confidenza, a Gesù non piacciono le anime diffidenti e che non abbiano con lui confidenza, perché cioè, la fiducia è il corollario della fede, no? Quando i Vangeli ci dicono che Gesù non poteva fare miracoli perché non trovava la fede, lì non si tratta della fede divina e cattolica, cioè lì si tratta della fede proprio intesa come fiducia, cioè io do credito e sono certissimo che se Gesù vuole un miracolo lo può fare, quindi glielo chiedo nella fiducia assoluta che potendo farlo, se vuole lo farà subito e se non lo fa è perché non vuole e basta. Ora, chi non ha fiducia, e anche qui dobbiamo fare un esame di coscienza, che cosa succede? Chiude le porte al Signore. Chiude le porte al Signore. Lascia contenuto in lui il suo amore, quindi Gesù vorrebbe fargli un bene, ma non trova quel canale dove farlo arrivare. E ne soffre grandemente. E chiaramente, come campa una persona che vive così, lo possiamo immaginare, no? Campa male, campa molto male. E invece con le anime che hanno fiducia, Gesù si sfoga. Posso sfogare il mio amore, lo rendono tanto contento. Posso scherzare, l'abbiamo visto tante volte, prendere amorosi contrasti. Ci sono delle scenette anche negli scritti, no? Tra Gesù e Luisa. Sono scenette vere, d'accordo? Perché non c'è da temere che si adontano o che si mettano in timore, anzi si fanno più ardite. Le anime diffidenti sono anche le anime che più facilmente si adontano, si offendono per un non nulla, no? Pensiamo a quante volte Gesù giocando con Luisa. Magari gli dice anche qualche cosina, insomma, che se uno le vedesse con certi occhi ci sarebbe voluto un po' offendere, no? Ma anziché offendersi, Luisa sta al gioco e rimanda, addirittura ricambia, cioè si fa ardita, nel senso che Gesù, come dire, scherza in maniera un po' forte con lei e lei gli rimanda la palla, anziché dice, ma che capito? Ogni tanto gli dice, ma tu sei cattivello, ma tu, a Gesù. Questo è essere il trastullo dell'amore di Gesù, ecco. E ciò che rende queste anime, come lui dice, le più aggraziate, quindi le più piene di grazia, e le più ricche, perché sono colme e cariche dei tesori che Gesù, attraverso la fiducia, fa fluire nelle loro anime.